ho 5 anni e adesso gioco a palla. Gioco tanto a palla. Lo so. E dopo di notte dico un po' di cose alla mamma e dopo vado a letto. Ah, bene. Gioco un po' col papà. Ok. E dopo... Oh, giochi sempre con papà. E dopo, quando voglio, mi metto là e guardo la TV. È vero, e cosa guardi? Guardo i cartoni dei Looney Tunes, i pony e guardi anche Il Piccolo Principe? Sì. È il tuo preferito? Sì. Peccato che lo fanno poche volte. È quello che mi piace di più di tutti. Sì. Ok, saluta. Ciao. Adesso io sono Sabrina e vi faccio vedere i miei cani. Questo è Cici, questo invece è Fiocco. Adesso bisogna fare i cani che attraversano. Questi cani, adesso uno mi è caduto per terra e l'altro invece. Adesso vi faccio fare un salto alto. Fanno agility quei cani. Questo è più alto il salto, questo è più in basso. Esatto. E dopo però vi faccio vedere i cani che passano per la strada. Un cane dice, cos'è questo? E la sua mamma mi chiese, è un strabismo che se i cani passano qua allora fa la luce e dopo questi cani passando vicini allora quel segnale di strada facendo la luce dopo arrivavano quelli i canini e passavano i cani qua il canine. Cercami, quanta fantasia che hai. Dicevo i cani. E dopo, pensando al canine, andavano qua in città. E dopo, dicevo i cani, siamo liberi! E ecco finita la mia storia del canine. Ok. Arrivederci. Ciao ciao, grazie della recita. Prego. Ciao, sono Savi. Adesso vi faccio vedere i bei cagnolini che cadono giù l'albero. Aiuto, aiuto. Ma voi chi siete? Se ha delle bombe, volete vedere come il signore si fa le bombe? Questa è la roba che hai a comando. È una prigione, mi hanno chiuso dentro. E infatti, cani bombe, noi. L'hanno beccato anche a noi. Adesso i cani ritornano su. Basta signori. I signori cani tornano su. Aspettiamo la caccia dopo. Ecco finita la televisione. Va bene. Adesso i cani vanno sulla finestra a vedere che fanno. Allora.